Da Bushten, poco prima di arrivare a Sinaia, visiteremo il castello di Pelesh, per poi risalire sull'altopiano Bucegi e ammirarne il settore posto a sud. A questo punto il viaggio proseguirà dirigendoci con un lungo trasferimento verso il sud della Romania. Esplorati i monti Macin, proseguiremo addentrandoci nel delta del Danubio, per poi, seguendo il litorale che si affaccia sul Mar Nero, sostare presso le spiagge di Mamaia e Vamavece. Qui, a pochi passi dal confine con la Bulgaria, terminerà la visita della Romania. Buongiorno amiche e amici del pianeta. Adesso lasciamo Bushten per dirigerci verso Sinaia, ma poco prima di Sinaia andiamo a visitare nel confine tra la Valacchia e la Transilvania la perla dei Carpazi, ovvero il castello di Pelesh, che sorge su un'altura 800 metri sul livello del mare. Andiamo. Il castello, situato su un antico sentiero medievale, fu costruito dal primo re di Romania, Carol I, tra il 1873 e il 1914. Re Carlo I, sotto il cui regno il paese ottenne l'indipendenza, visitò il sito dove ora sorge il castello nel 1866. Innamoratosi del contesto paesaggistico, acquistò 1300 km quadrati di terreno. In principio la dominanza stilistica era in stile neorinascimentale tedesco, con due eccezioni, gli stili neo-ottomano e neo-rococò. Tra il 1890 e il 1914, sotto la supervisione dell'architetto ceco Karel Liman, il castello fu trasformato e ampliato, arricchendo la gamma stilistica precedente al pluralismo stilistico. Le facciate dell'edificio sono animate da legni meticolosamente scolpiti e da eleganti disegni. Il cortile ospita diverse statue di ottima fattura, tra le quali spiccano quelle di Carol I e della sua consorte Elisabetta di Weid. Alla sua costruzione lavorarono tra i 3 e i 400 uomini. Nel diario scritto da Elisabetta di Weid viene riportato il fatto che all'edificazione parteciparono, oltre ai rumeni, italiani, almanesi, francesi, tedeschi, ungheresi, inglesi, polacchi e cecoslovacchi, tutti aventi un ruolo specifico. Si potevano osservare centinaia di costumi nazionali e parlavano, litigavano e cantavano in 14 lingue, in tutti i dialetti e desinenze. Adiacenti al castello vennero costruiti diversi edifici ausiliari, tra cui una centrale elettrica che rese famosa la tenuta reale in quanto il castello fu il primo al mondo ad essere completamente alimentato da energia elettrica prodotta localmente. Prima di intraprendere il trasferimento più lungo del viaggio, che ci porterà nel sud-est della Romania, da Sinaia risaliamo, questa volta con Tigrotto, i Monti Bucegi per visitare la parte sud dell'altopiano. La volpe, ciao Topina, ma ciao! Già durante l'ascesa si possono ammirare gratificanti panorami sulle montagne adiacenti, appena si arriva sull'altopiano i paesaggi che si incontrano sono da cascamascella. Thank you.
trovato un punto adeguato per il pernottamento, spero solo che domani il meteo sia più clemente di quanto ha fatto durante quasi tutto il viaggio. Allora, praticamente qui dove ho parcheggiato col camper c'è questa struttura qua che accoglie gli sportivi che vengono a fare la preparazione atletica in altura, tant'è che dall'altra parte, oltre a quelle montagne, c'è anche una pista di atletica. Torna! Adesso ci godiamo i panorami al contrario, nel senso abbandonando l'altopiano. Ovunque tu porga lo sguardo, a destra, a sinistra, davanti o dietro di te, questo altopiano ti sorprende per la meraviglia che manifesta. Allora, sti cani qua mi sono venuti incontro abbaiando in modo abbastanza aggressivo. Sono arrivati qua e adesso arriva anche l'altro. L'altro, il bianco, invece proprio molto più disinteressato. Ma ciao anche te, ma non c'ho niente da mangiare. Buono, dai. Non c'è niente da mangiare. Quando mi sono venuti incontro al galoppo abbaiando, io ovviamente mi sono fermato perché si deve fare così. Li ho guardati, gli ho fatto capire che non avevo paura e poi mi hanno fatto le feste alla fine. Ciao topoli! Ho fatte tutte le riprese del caso, adesso vado a salutare il topino perché lui si è messo, intanto che io ho fatto le riprese su questo versante, lui era all'ombra del camper, è un topolino, lui che sembrava tanto cattivo, sei cattivo tu sei un topolone, ma che bello che sei, ciao cucciolo. Ciao topo, ciao, io vado, ciao. La strada che ci sta portando fuori dai Carpazi è una continua discesa molto lieve e molto lunga, perché secondo me mi farò almeno 50-60 km prima di uscire dai monti. La strada che sarebbe andata a Bucarest. Da questo momento stiamo puntando verso est. La strada è un rettilineo che non finisce mai e secondo me sarà così quasi per tutto il trasferimento. Quale strade? Vedete? Sì, spero che si vedano. Ci sono proprio le corsie, le tracce segnate dai pneumatici che hanno affossato l'asfalto. Devi stare dentro nelle tracce. Allora, mi sono addentrato qua l'Anza Lanka, come si chiama, e ho trovato sto mega parcheggio appena asfaltato. Buonanotte ed eccoci immersi in una nuova giornata
rumena. Questo è il parcheggio che ho trovato casualmente ieri sera. Che è il parcheggio dello stadio qua di questa cittadina. C'è un campo a 11, un campo a 5 e una piccola piscina. E qua siamo, secondo me, immersi proprio nella parte più rurale. Qui il turismo non esiste, se non di passaggio per magari andare al delta del Danubio. Stamattina bellissimo perché sono stato travolto da tutti i suoni tipici della campagna, quindi galline, cani, mucche, asini, c'era di tutto, però era piacevole, insomma. Bom, dai, adesso continuiamo il trasferimento verso i monti Macin. Siamo a Braila. Adesso giriamo un po' a sinistra, facciamo la circonvallazione della città. Le grandi opere anche qua in Romania. In prossimità dell'arrivo ai monti Macin attraversiamo il Danubio, del quale presto visiteremo il delta che sfocia nel Mar Nero. E davanti a noi abbiamo i monti Macin. Con l'arrivo ai monti Macin, ovvero i monti Macinului, entriamo nella contea di Tulcea. Qua si gira a sinistra e andiamo a fare due riprese al santuario. Appartenenti all'omonimo parco nazionale, sono situati nella regione storica della Dobrogea, che comprende anche il delta del Danubio e tutta la costa che si getta sul Mar Nero. Dichiarati riserva della biosfera nel 1998, sono di particolare importanza tra le montagne del paese perché, oltre ad essere tra le catene montuose più vecchie d'Europa, sono le montagne più antiche della Romania. Questa catena montuosa, che si distingue per la predominanza di granito, si andò a formare circa 400 milioni di anni fa. Vediamo un po' di non sbagliare strada. Dai che usciamo dalla boscaglia, la prima parte ripida è stata fatta. Dai che ci siamo quasi. Forza. 20 minuti fa, sì, siamo quasi arrivati. Vediamo un po' come si sviluppa qua la situazione. Si vede tutto il versante opposto. Cioè, adesso andiamo avanti di là. Ah, ok, adesso siamo arrivati a questa conchetta, alla croce. Forza! Ecco, siamo arrivati alla croce. C'è un pertugio, un passaggio. Vediamo un po' cosa offre il panorama. All'inizio della loro esistenza i monti superavano i 3000 metri. Oggi l'altezza massima raggiunta dalla vetta Tutuianu è di soli 467 metri. Ciò che salta subito agli occhi mentre visitiamo queste alture sono le strane forme delle rocce scolpite dal tempo. Nonostante l'incredibile biodiversità della fauna qui presente, oggi sembra che siano andati tutti in vacanza sulle rive del Mar Nero. Ah, ecco l'unico rimasto a vegliare sul proprio habitat. Il parco si estende su una superficie di 11.151 ettari e ospita oltre 3.400 specie di flora e fauna. I monti offrono boschi di querce, lecci e faggi, l'orniello e il caprino orientale, oltre alla roverella. Oltre alle foreste balcaniche e submediterranee, i monti sono circondati dalla steppa e questa particolarità fa sì che la zona sia un punto di sosta per molti uccelli migratori, in particolare dei rapaci, che giungono qui in autunno. C'è un silenzio che è uno spettacolo. Sto aspettando che il sole scenda un po', così c'è la luce ancora più bella, faccio un po' di riprese.
Allora, al posto di tornare di là, girare dietro a questa montagna qua, tornare giù, ci si mette un'ora e un quarto. Adesso io provo a buttarmi di qua. È un azzardo perché il sentiero adesso si è tracciato, però dopo non l'ho più visto tracciato. Quindi qua si va verso le cave, ma era, a me sembrava molto ripido il pendio. Vediamo. Ormai non ho più scelta, devo trovare il modo di scendere da questa parte, perché ora che torno su, faccio il giro di là, viene notte. A questo punto io vado dritto di lì e ci metterò molto di più. Qua oltretutto non posso passare, quindi devo risalire un attimo. Poi ho già capito che dovrò fare un po' di free climbing. Adesso io devo risalire di qua e dall'altra parte mi auguro che non ci sia nessun canyon che impedisca l'arrivo alla cava. Dai che ce l'ho fatta. Magari sarei potuto scendere anche da sta cippa. Se io scendevo da quel versante lì, guarda cosa mi trovavo. Ci sono già gli avvoltoi che pensano che io non ce la faccia, sono lì che aspettano. Cioè, io ero là sopra e volevo scendere giù. Quattro cani, a parte che sono dei cagnetti. Va bene, dai, dai, dai. Mica arriva il collo grosso. Arriva il boss. Ciao Topolo! Ok, adesso giù ci sono praticamente arrivato. Adesso devo capire come tagliare e raggiungere la strada. Adesso si sono quietati perché sono arrivato alla barra qua dove loro non hanno più diritto di rompere. Allora, adesso vi spiego, è uscito dalla barra così i cani si quietano un attimo. Ecco che sta arrivando. Praticamente sono venuto giù e chiaramente il tipo ha visto tutti i cani che abbaiavano e mi è venuto incontro e gli ho chiesto se per piacere mi poteva portare dove c'ho il camper. E come al solito gentilissimo. Allora, già mi ha fatto ridere perché ha dovuto lasciare andare la macchina in discesa per far sì che si accendesse. Sarà colato, dove è rimasto il tempo? Peccato che non ci capiamo, però alla fine sono riuscito a fargli capire che c'avevo il camper al santuario e se gentilmente mi portava. Salvation! Sei la mia salvezza! La macchina qua non va di lì! Altri cani qui! Fast, eh? Guarda com'è veloce! Guarda che roba! Eccoci lì. Non ti spaventare per il disordine. Vai, vai dentro. Da. Watch. Village. A te. It's okay. Ok, qua a cucinare. Da. Il lavello. Da. Tu ci trebbi. Perfetto. Finito. Oh, è stato grazie. Mi ha risparmiato 2,5 km di. Grazie. No, più buono. Sì, ora sicuro che stanotte dopo la faticata dormo. Altra dimostrazione di disponibilità. Senza capirci, alla fine ha voluto comunque capire e sono riuscito a fargli capire che c'avevo il camper al santuario. Lasciati alle nostre spalle i monti Macin, i gradevoli paesaggi che si incontrano lungo la strada che ci porterà a Tulcia mostrano ampie pianure intervallate da dolci colline. Dopo circa 50 km arriviamo a Tulcia, la porta d'ingresso e città principale del delta del Danubio. Il centro fu fondato dai Daci nel VII secolo a.C., conquistato dai Romani, passato sotto l'impero bizantino, l'impero bulgaro, quello genovese e quello ottomano, fino a diventare rumeno nel 1878. Oggi è un importante porto della Dobrogea. Siamo arrivati a Tulcia. Prima cosa fare l'acqua, ecco lì c'è un benzinaio, speriamo che si renda disponibile. Adesso provo a vedere se mi danno l'acqua qua.
so se chiedere a lui, se è lui il proprietario, visto che ogni benzinaio ha il suo cane, eh? Te ti fai accarezzare, Poverino. La Sciura è stata gentilissima, quindi in Romania benzinai, tranne il primo che non era neanche un benzinaio che mi ha chiesto due birre, 3,50 euro, se no benzinai sempre ti danno l'acqua senza problemi. Non so se sentite un po' di rumore, qua vicino c'è una piazza, eccola qua, una piazza di Tulcia dove ci sono tutti i gazebo, c'è la statua, non so se di primo re di Romania, Carol. Sono delle gran belle ragazze oltretutto. Ah, c'è un balletto folcloristico. Dato che ci sono nelle città parecchie sale da gioco, le Las Vegas, ma con che soldi giocano questi qua? Giocano i ricchi. Ok, si conclude qua anche questa giornata. Intanto sono stato massacrato dalle zanzare, qua ci sono aggressive, e oltretutto mi hanno fatto dei buboni. Adesso mi sto grattando la caviglia. E dopo devo fare un'ispezione, a parte che tanto è talmente piccolo che arrivano tutte lì nella dinetti, arrivano in soggiorno e io le massacro. Allora, mi sono un po' informato, ho chiesto, praticamente il delta è una cosa immensa, quindi da Tulcia partono tre canali grossi, che sono tre fiumi praticamente, che vanno verso il Mar Nero, ma sono lunghi dai 70 ai 120 km, quindi la gita in barca che partono da Tulcia, alla fine, secondo me, vedi poco. Quindi, passando da diversi borghi di pescatori, ci permette di vedere quantomeno le lagune, i laghi e questi canali molto grandi vanno a sfociare nel Mar Nero. A detta delle informazioni che si trovano su internet, il posto più bello per fare mare è a Sulina, che è proprio vicino al confine con l'Ucraina. Solo che per andare lì, per forza di cose, bisogna prendere la barca, perché non c'è nessuna strada che ti porta lì se non passando dall'Ucraina. Quindi per noi è una cosa non impossibile da fare. La popolazione di questa zona si basa fondamentalmente sulla produzione agricola, tant'è che ci sono tanti baracchini che offrono ai passanti le loro colture. Qua per esempio coltivano grano, patate rosse, melanzane, angurie, meloni, pomodori. Ce n'è un bel po' di roba. Prima di parlare del delta del Danubio, rispolveriamo qualche informazione sul secondo fiume più lungo d'Europa e sul mare presso il quale sfocia. Il fiume nasce in Germania, nella Foresta Nera. Da qui scorre verso est per 2860 km, attraversando varie capitali d'Europa, per giungere in Romania, dove scorre per quasi un terzo della sua lunghezza. Sul confine tra Romania e Ucraina finisce il suo corso gettandosi nel Mar Nero. Il Mar Nero si distingue per una ridotta salinità e per l'assenza di maree. Il litorale rumeno che si affaccia sul Mar Nero si stende per 244 km e fu colonizzato, molto prima dell'era post-cristica, dai commercianti greci provenienti dall'Asia Minore. L'immagine
l'immenso delta del Danubio, pensate oltre 3.000 km quadrati, ovvero 20 volte il delta del Po, è un intreccio di fiumi, canali, paludi, laghi e isolotti. Considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e area protetta dal WWF, è la più grande riserva della biosfera d'Europa, ma è anche l'habitat naturale per più di 1200 specie di piante e vanta la più ricca fauna ornitologica ittica del vecchio continente. Guardate, piove con il sole, uno spettacolo qua, è tutta una palla. Sono irrigatori. Dai, ho rinfrescato un po' di grotto. Adesso sto andando a Sinoe perché il tipo a cui ho chiesto mi ha detto che da lì, allora, assolutamente non si può andare sulla lingua di terra che separa il Mar Nero dal lago. Però mi ha detto che lì potrei, ho detto anche un posto dove magari vedere un po' di uccelli e tutto, mi ha detto che da lì si può. Le strade non sono sviluppate, quindi adesso per esempio per andare a Sinoe devo tornare sulla strada principale e poi ritornare, quindi addentrarmi e poi tornare sulla costa, chiamiamola costa. Allora, andando dritti si va a Costanta e noi invece girando a sinistra andiamo a Sinoe. A questo giro non è servito né l'inglese né l'italiano, ma ho dovuto sforgiare il mio francese, però dai, un pochettino me lo ricordo ancora, quindi insomma la tipa mi ha detto, mamma che strada, la tipa mi ha detto prendi sta strada qua e che arriva direttamente al lago. La strada è infinita. No, ma qua occhio, qua ci sono chilometri e chilometri. Vabbè, dai, siamo qua apposta per cercare gli uccelli. Qua davanti abbiamo una comunità di uccellini che adesso sicuramente prenderanno tutti il volo. Boh, mi sono fermato perché la strada è veramente pietosa e ho paura di bucare. Adesso alzo il drone e guardo se c'è ancora da fare di strada, perché non vorrei che ci siano ancora 10 km. Non è il caso. Qui si trovano più di 300 specie di volatili, tra cui tante specie di pellicani, e più di 100 specie di pesci, tra cui è rinomata l'aringa e gli storioni. Oltre a ciò è numerosa anche la fauna, che comprende gatti selvatici, volpi, lupi, cervi, cinghiali e tantissime altre specie. La flora acquatica è dominata dalla ninfea bianca, ninfea gialla e vari tipi di canne, che formano l'habitat ideale per le varie specie di uccelli autoctoni o di passaggio. Cosa bella è che in quelle poche fattorie che ci sono qua sulla strada, adesso ormai sono ritornato in paese, è quasi finito il supplizio per Tigrotto, e che i ragazzini ti salutano con entusiasmo, probabilmente non hanno mai visto un camper qua. E adesso andiamo a Mamaia, basta laguna, basta zanzare, non ne potevo più. Reso conto della visita al delta del Danubio? Ma diciamo che forse mi aspettavo qualcosa di diverso io, quindi più che altro poi bird watching de che? Alla fine ci sono stati solo due pseudo pellicani, sarà stata sicuramente una specie, visto che qua ci sono più specie di pellicani, sarà stata sicuramente una specie di pellicano. Due che si sono mossi da compassione, hanno detto vabbè dai, facciamogli fare una ripresa sto poveraccio qua. Dopo aver visto il delta del Danubio dobbiamo vederci un pochettino la costa rumena, come si presentano le spiagge sul Mar Nero.
3 km più a nord di Costanza giace la spiaggia di Mamaia, la spiaggia più antica e frequentata della Romania. La spiaggia si trova su una lingua di terra larga poco più di 300 metri e lunga 8 km, tra il mare e il lago Siutghiol. A Mamaia le prime costruzioni per il turismo sorsero nel 1906. Attualmente, oltre alla presenza di una ricettività turistica all'avanguardia, Mamaia dispone di parchi acquatici, discoteche e tanto altro, tra cui la telegondola, che scorre ad un'altezza di circa 40 metri lungo tutta la lingua di terra. Praticamente terminata la spiaggia di Mamaia, comincia la città di Costanza, uno dei più grandi porti del Mar Nero, con una storia alle spalle che comincia più di 2000 anni fa. La traversiamo per procedere verso l'ultima tappa di questo viaggio in Romania, la spiaggia di Vamavece, che da Costanza dista circa 50 km. Diciamo pure che sono immensi questi giardini, si sviluppano anche abbastanza in larghezza. Bella, un bel polmone verde per la città. Bon, siamo usciti da Costanza, adesso siamo diretti alla spiaggia Vamavece ed è praticamente appena prima del confine con la Bulgaria. Il settore meridionale del litorale dispone di lunghe spiagge che scendono dolcemente nel mare. Appositamente attrezzate per il turismo balneare permettono anche di esercitare la talassoterapia. Adesso siamo a 23 agosto, proprio si chiama così, il paese si chiama 23 agosto, 23 August. E questo è il paese. Allora, prima siamo passati da 23 agosto, adesso siamo a 2 maggio. È buffa sta storia qua. Ed eccoci a Vamavece. Tradotto nella nostra lingua in vecchia dogana, Vamavece è tuttora conosciuta per i party e per i concerti che organizza. Ovviamente non sono le spiagge che piacciono a me, però giusto per documentare un po' com'è il mare in Romania, credo che ne valga la pena. Adesso ne vale la pena anche perché col caldo che fa un bagno me lo faccio super volentieri, il bagno nel Mar Nero, dai, tanta roba, Fatemelo dire, c'ho un incredibile con i parcheggi, così da quando sono nato, da quando ho il primo motorino, è incredibile, cioè ho trovato un parcheggio proprio qua sulla spiaggia. Ah, che bello, hop, tac. Piccolo villaggio di pescatori, ai tempi del regime comunista era nota per essere l'unica dove il nudismo era tollerato. Andiamo in riva al mare, andiamo a goderci il Mar Nero. Insomma, allora, l'acqua è, sì, direi particolarmente freddina, eh? L'acqua non è limpida, sono un po' di alghe. Questa è un'altra cosa che non mi gusta, ci sono le rocce così. Quindi qua niente tuffi di testa. Però io ho una voglia matta di buttarmi in acqua. Sempre durante il periodo buio per la popolazione rumena, quindi fino al 1989, Vamavece, luogo di esilio per artisti e intellettuali, era la terra della libertà di pensiero e della creatività artistica, quindi dell'anticomunismo. Questi motivi che resero la località famosa in tutta Europa. Si conclude così anche questo viaggio tra i territori balcanici. La visita della Romania ci ha permesso di comprendere quante siano le bellezze naturalistiche presenti all'interno dell'est europeo.
L'esplorazione della catena montuosa dei Carpazi e dei Monti Apuseni è stata avvincente, ma altrettanto interessante è stato scoprire le peculiarità storiche e culturali offerte dalle regioni del Maramures e della Bucovina. Per gli amanti degli animali, la possibilità di entrare in contatto con gli orsi è un'altra unicità espressa da questo paese. Meno gratificante è vedere sulle strade di campagna molti quadrupedi, troppi, investiti dalle auto killer. Le diverse etnie e culture che compongono la popolazione rumena danno vita ad una mentalità aperta e ad una visione sulla vita, diciamo, easy. Sono tolleranti, ospitali e disponibili, ma purtroppo anch'essi vittime delle imposizioni capitalistiche che, dopo il periodo della dittatura, hanno comunque mantenuto la popolazione in uno stato di povertà generale. Rispetto al reddito pro capite, il costo della vita è infatti sproporzionato. Questo è il motivo per cui ancora oggi molti di loro preferiscono espatriare per trovare lavori più remunerativi. L'unico vero aspetto negativo verso il quale si denota una mancanza di formazione culturale è la presenza diffusa un po' ovunque di rifiuti di svariato genere. Mi accingo dunque ad abbandonare questo affascinante territorio, conservando nei miei ricordi piacevoli note riferite alle sue bellezze paesaggistiche, alla presenza di una natura e una fauna ancora incontaminata e alla sua bella popolazione, che grazie alle sue piacevoli qualità caratteriali mi ha fatto sentire totalmente a mio agio.